TG. Quanto sei buona. A chi? Condotto da Carolina De Laurentiis e come, buona, come buona, ti chiami buona. Tu? Ah sì, Anthony Pett. Non mi ricordavo neanche il tuo nome. Tu sei buona. Vabbè, piantala su. Andiamo avanti subito con la prima notizia. L'incoerenza di fini morale senza esempio. Compito delle istituzioni è essere di buon esempio per i cittadini. Si richiama ad un elementare principio etico il presidente della Camera Gianfranco Fini per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, parlando degli obblighi che i rappresentanti delle istituzioni devono rispettare per essere credibili. Fini afferma: se vogliamo che l'Italia resti unita e sia sempre più coesa, chi ha delle responsabilità istituzionali deve avvertire, prima di chiunque altro, il dovere di essere d'esempio, di rispettare le regole sempre e comunque. Non c'è una cultura dei diritti se non è accompagnata da una cultura dei doveri. Se abbiamo delle responsabilità e se questo principio vogliamo che lo apprendano anche i nostri figli, ha continuato Fini, allora abbiamo il dovere di dirlo innanzitutto a noi stessi. Il Presidente della Camera ha espresso anche alcune considerazioni sull'esigenza di misure eque per affrontare il risanamento economico. Chi ha più ne deve dare di più, ha dichiarato. La difesa della coesione nazionale, ha detto infatti Fini, deve essere anzitutto basata su politiche di giustizia sociale e solidarietà. I sacrifici e il rigore devono essere attuati proporzionalmente e equamente. Requisiti che, ha ricordato Fini, non a caso sono scritti nella Costituzione e a chiare lettere. Allo stesso tempo bisogna garantire a chi si trova in difficoltà la presenza attiva e solidale delle istituzioni. Caro Fini, non faccia l'incoerente, ma sua suocera non produceva film per la RAI e grazie a lei non parliamo della casa di Monte Carlo, dalla Repubblica Sociale al bambino prodigio Tulliani. Fini, silenzio per favore. La nostra redazione, tanto crudele come sapete, ha preparato questo filmato. Mandiamolo in onda. Mandiamo in onda questo clip. Beh, cara Carolina, se parliamo di Fini, forse è anche il caso di parlare dell'immortale. Sai di chi sto parlando? Io sì. E di chi? Vediamo, sentiamo, tu che sei così bella, di chi stiamo parlando? Parla, dilla te la notizia, non ti voglio levare... Dai, dimmelo, dimmelo, chi è l'immortale secondo te? Lui, che sovrana il nostro stato da tanti anni, chi è? L'insostituibile. Vogliamo dirlo? Diciamolo. Silvio Berlusconi, eh sì, la nostra redazione ha preparato anche un video. Pensate un po', Silvio Berlusconi, oltre a fare tante attività, è anche un cantante. Adesso mandiamo questa clip e capirete il perché. Clip dalla regia, Silvio il cantante. Mi chiamo Silvio e sono perfetto. Sono nato a Betlemme e vivo ad Arcore da quando ero bambino. Mi piace tanto l'Emara Carfagna, altro che la strega della Rosa Russo Iervolino. Nessuno mi credeva quando affermavo d'essere Dio, eppure di miracoli ne ho fatti tanti io. Basti pensare che Emilio Fede un direttore e Mariano Apicella addirittura un cantautore. Io sono il vostro caro presidente del consiglio e il mio tifoso ho regalato un sogno, Ronaldinho. Si contenga, mi consenta, si vergogni, ti denuncio, ma che crido, scendo in campo. Io sono basso come un tasso, bene sì, l'ho ammesso. Ed il trapianto dei capelli io lo faccio forse troppo spesso. Sono un playboy, do il potere, sono Silvio Berlusconi e sono un vero cavaliere. Ti abbasserà le tasse, più stipendi e tanti nuovi posti di lavoro. Se non sei contento stai tranquillo, basta che lo dici. Vieni, toglie subito anche l'ICI. Se ancora non sei sazio, tu gli dici quel che deve fare, lui lo fa. Digli pure tutto ciò che vuoi, dai, non esitare. Tradire e fare ci sta il mare. Bravo! Bravo Silvio, hai visto anche un cantante. Bene, andiamo avanti con la prossima notizia. Andiamo avanti. Il figlio di Rina può essere assunto se rimedia soldi.
Giuseppe Salvatore Rina vuole ricominciare dal nord. Il figlio minore del boss uscirà infatti ad ottobre dal carcere dopo 9 anni passati dietro le sbarre per associazione mafiosa. Nei giorni scorsi ha espresso al giudice del Tribunale di Pavia di voler rimanere nel nord Italia e non tornare a Corleone, rivendicando il diritto a una possibilità nonostante il suo difficile cognome. È un ragazzino tutt'acqua e sapone, è semplice, una cosa che fa così impressione. Non esclude che sia stata una brava persona, ma che dopo 9 anni tra i delinquenti sia comunque diventato delinquente. È questa la tragedia in Italia. Io credo che uno debba fare tutti i tentativi per reinserirlo, assolutamente. Capisco anche che lui dica di voler andare al nord piuttosto che tornare in Sicilia, lì sarebbe ancora peggio. Ma nonostante ciò, ribadisce il sociologo De Masi, la società ha il dovere di cercare di reinserirlo. E poi va capito cosa si intenda per società. Un privato imprenditore può pure dire «ma perché devo pigliarmelo io?» «Ma a me piacerebbe provarci a reinserirlo», dice. «Se trovassi un po' di soldi per pagargli lo stipendio, lo prenderei con me. Questo lo farei». Caro imprenditore anonimo del Nord, fosse che lei è amico di Tremonti, perché anche lui cerca sempre di nascondere i suoi fallimenti finanziari dietro opere pie. Senti un po', a te ti piacciono i toreri? Mi piacciono i toreri, sì, mi piacciono. Secondo te con qualche mese di palestra ho possibilità? Se te, prima che diventi un torero. Vabbè, passiamo avanti, leggiamo la prossima notizia. Addio corrida in Catalogna. In 18.000 per l'ultima corrida di Barcellona. Dal 2012 è proibita. 3 toreri per lo spettacolo d'addio al Plaza Monumental. La tradizionale manifestazione è sempre più fuori moda in Spagna. Infatti, per lo spettacolo d'addio sono scesi nell'arena 3 fra i migliori toreri di Spagna. Jean Mora, José Tomás e Serafín Marín, acclamati dal pubblico al grido di libertà. Tomás si è presentato al pubblico vestito di nero in segno di lutto. Ma il più applaudito è stato il terzo e l'ultimo dei toreri, il più giovane, a cui il pubblico ha reso omaggio donando il drappo catalano e dei fiori. È stato lui a dare il colpo di grazia. 267 kg, l'ultimo dei tori dell'allevamento di Salamanca, scesi ieri nell'arena. La legge che proibisce la corrida in Catalogna era stata approvata l'anno scorso dal Parlamento. Il voto, pensate, era arrivato dopo la presentazione di 140.000 firme raccolte in 120 paesi da parte della Società Mondiale per la protezione degli animali. Lo so, sei tu che mi emozioni. Ah. Ma caro Zapatero, birichino, birichino, se ne va via e porta via anche la corrida. Io consiglierei di utilizzarla anche in Italia, sai per cosa? Per comprovare la virilità dei politici e magari stendiamo anche una lista outing, che ne pensi? Hai detto una cosa intelligente per una volta nella tua vita? Ci vorrebbe una vita intera per fare l'elenco di tutti questi politici, non trovi? Eh sì, una settimana. Cosa intelligente che hai detto, una cosa intelligente. Eh sì, ma ne dirò tante se vuoi. Bah. Dai, leggi la prossima notizia, ogni volta mi prendi in giro. Ah, caro Anthony, la mia mente ogni tanto vaga e pensa alle assomiglianze tra i vari personaggi famosi. Per esempio, sai io come ti vedo bene? Lo so, dicono tutti che mi assomiglia a Richard Gere. Se, Brad Pitt, come uno stambecco tu sei! No, lei come uno stambecco, ma ce l'hai con me allora? Uno stambecco proprio. No dai, uno stambecco no. Allora, lo vogliamo dire a casa che cosa ha fatto la nostra redazione, perché la volta scorsa la tua fantasia ha trovato un po' di rassomiglianza. Troppo. Adesso la redazione ti ha aiutato. Allora, mandiamo la clip. Vediamo questo filmato. Sì, mandiamo la clip. Stand on me, knock me down, I'll keep on moving.
keep it moving, 'cause that's the art of losing. Beh, ma che vuoi dire, mo? Che cos'è questo meglio assomigliare a uno stambecco? Dai, su. Eh sì, tu giusto i capelli c'ha Michel Hunziker, mo se vogliamo dirla tutta, mo inizia ad arrabbiarmi. Vabbè. Senti, ma tu sai guidare? Io so guidare, sì, so guidare benissimo. Oh, che miracolo. Vuoi venire in macchina con me una volta? No, no, ma in che senso? Che senso? Vuoi venire anche adesso? Bene, blocchiamo sì, il programma e mi faccio licenziare. Passiamo alla prossima notizia, va, se non mi emoziono tanto. Le donne votano, ma per fortuna non guidano. Alle domande dell'Arabia Saudita si è posta anche questa, infatti, perché le donne in Arabia è stato concesso il diritto di voto a candidarsi alle elezioni municipali, secondo quanto stabilito dal re Abdullah. Lo riferisce la BBC, precisando che alle donne sarà anche permesso venire elette nel consiglio consultivo della Shura. Infatti, il regno di Abdullah non sono previste le elezioni politiche, una notizia estremamente importante, anche perché il sovrano ha sottolineato di aver ascoltato i consiglieri religiosi prima di dare il via libera al voto per le donne. Un passo avanti quello che il sovrano dichiara di voler compiere, che certo non rende all'Arabia Saudita uno stato democratico, sottolinea l'esponente radicale, e che vista col nostro metro di giudizio potrebbe sembrare piccola cosa, ma solo se non è mai messo piede in quella terra. Il voto per le donne, ha detto Emma Bonino, è invece molto importante ed apre uno spazio che alle saudite sapranno anche sfruttare, secondo lei, al meglio. Infatti, il diritto di guidare, ad esempio, di viaggiare, secondo avere il consenso degli uomini in casa, riflette, potrebbe diventare terreno di campagna elettorale e dare al di là di nuove conquiste. Care donne italiane, pure tu, ma che pretendete? Voi votate, guidate, poi alla fine tu hai detto che guidi, mi devi anche portare a fare sto giro, allora. Io ti ci porto, basta che non la prendi come... Dai, che... macchina, fa caldo, ancora, no, insomma. No, guarda, ti assicuro. Se non hai riscaldamento, io la prendo. Per ora ti parlo che non hai speranze. Va.